Eccoci amici di Ciocomo con Raffaele Perna, lo abbiamo già incontrato in presentazione durante il precampionato, adesso campionato in corso. Raffaele, soprattutto visto che siete qui alla Volvo a firmare autografi per i tifosi, visto che è il vostro sponsor ovviamente, e adesso i tifosi però vogliono un riscatto, no? Contro il Sud Tirolo. C'è da riscattare la prova di domenica, eh? Cosa ne pensi? Sicuramente sì, perché effettivamente domenica siamo fatti cogliere impreparati su una trasferta, diciamoci la verità, abbordabile, e quindi giustamente domenica... Cosa c'è stato secondo te? Un approccio sbagliato? Che è successo, Raffaele? Ma sicuramente il fatto che abbiamo subito gol in quel modo, c'è cioè un po' tagliato le gambe, anche perché noi avevamo iniziato abbastanza bene, poi io avevo ciccato sotto gol, quindi me ne prendo anche le giuste responsabilità. Però domenica, ecco, domani ci aspetta una partita difficile, sappiamo la posta in palio è alta perché loro sono una buona squadra, vengono da una vittoria, è anche una vittoria pesante, importante, quindi vogliono proseguire il loro cammino, ma noi d'altronde dobbiamo riscattarci, quindi sarà una bella partita. Senti, comunque a livello personale mi sembra un inizio buono di campionato, hai giocato, ti sei fatto vedere, hai segnato, cioè voglio dire, puoi essere soddisfatto? Ah, o si può far di più? Posso essere soddisfatto, non del tutto, perché potevo far di più, ecco, ripeto, a San Marino, e deve essere un momento di non di appagamento, ecco, devo cercare di fare anche meglio se posso, quindi posso e devo. E allora cosa prometti ai tifosi del Como? Prometto, non lo so, sicuramente tutto l'impegno, tutto come tutta la squadra, ecco, la voglia di far bene, di partire subito col piede giusto. Grazie, in bocca al lupo Raffaele. Crepi.